Ok, eccoci qua, bentornati e buonasera. Allora, stavo dicendo prima, qualcuno mi può spiegare, qualcuno se n'è andato, chi è che se n'è andato? Steph, ma cos'è, si è offeso? Ah, ok. Oh, è andato, non ci credo, è ripartito il bot di Discord. Non ci credo, è partita la notifica, vabbè, domani nevica, sì. Allora, attiviamo anche il Vabbè, vostro aspettiamo, audio. tanto la Bene. stanza esiste, E è quello che lì. volevo dire Quello che volevo dire è che, allora, io qua mi è vedo. che, allora, io Among qua mi Us, vedo. please Among Us, enter your please date enter of your date. beard. Allora, Allora, spoiler adesso perché spoiler adesso sapete dove perché sono. sapete Oh, dove ciao sono. Biso, Oh, ciao bentornato. Biso, bentornato. Adesso, così Adesso, così scoprirete bene la mia scoprirete bene data la mia di data nascita. di nascita. Eh già. Vieni qua, però, quando farti gli auguri, dai, almeno. Perfetto, ecco qua, Perfetto, Biso, ecco questa qua, qua è la Biso, mia questa data di qua è la mia data nascita. di nascita. Segnatela Quale bene. metterò bene? Voi Te la teorie. sei persa, te la Te sei la sei persa. persa. Allora, Però, announcement. Allora, allora, no, 31 31 marzo, no, marzo, no, il 3 il 31esimo 3 mese 31esimo mese 2021. 2021. E crewmates, no, non me ne frega Crewmates, niente. no, non me ne Allora, mi frega spiega niente. un attimo Allora, mi una spiego cosa. Io un'altra adesso attimo ho una cosa. Io oddio, sono no, Jimmy. no, no. Io non ho. Ok. Ok. Enter name. Enter name. Ah, non mi posso Ah, cambiare il non mi posso nome. cambiare il Mi nome. avete detto che Devi bisognava farti farsi un un account. account. Bisogna farti un Dove? account. Dove? Non ho Account. idea. Non ho idea. Ah, eccolo Sì. qua, account Eccolo c'è a qua, fianco. account. C'è a fianco. Meccere, Meccere, no, perché io mi no. ero preso un colpo Io perché mi ero preso pensavo un di colpo perché pensavo di aver aver lasciato come ultima lasciato volta come come ultima nome volta come uno dei nome nomi che usavo uno dei nomi che per usavo scherzo nelle per partite con scherzo voi, nelle partite con quelli voi, alquanto quelli offensivi alquanto offensivi e diciamo che non e si potrebbero diciamo usare che non su si Twitch, potrebbero insomma, usare avete su capito, Twitch, quindi avete capito, eh, quindi per fortuna, no, per infatti avevo fortuna fatto online e ho avevo detto fatto no, adesso qua online e ho se esce detto un nome no, adesso qua brutto. sei. Prepariamo il tasto rosso che ho Prepariamo il scritto mi tasto rosso dissocio. di socio. Niente. E vabbè, comunque, E vabbè, io penso, se gioco così, con io ci enter gioco name così senza senza account va name, bene, o senza devo per account, va forza bene, devo per registrarmi forza per giocare? registrarmi. Ma io Io il ho il nome nome che ho che ho sempre sempre usato, usato, sì, non no, lo dico, so io adesso registrarmi. non Io sono adesso non registrato né sono niente, va bene registrato né niente, comunque. va bene comunque. Ma penso di sì. Ma penso di... Non lo so. No, penso di sì, Allora, ma penso di sì. forse. Comunque. Sì, Mi no, date i dico. codici di nuovo, scusate. Aspettate Nella un chat. attimo. Ok, infatti non ditelo che sennò poi Penultimo magari stream. entra gente a profusione a random, non capiamo chi è chi. Aspetta, te lo scrivo, te lo Tu hai un nome a scrivo. caso? Tu hai un nome a Ok. caso, E va ok? bene Bene comunque? comunque. Raga, mi dite il codice, per favore. Te lo C'è scrivo in chat scritto, pubblica. vai nella chat pubblica. Ah, ok, fatto, fatto, grazie, grazie. Perfetto. RNFN, ok. No, No, non no, 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 dirlo. no, no, no. Non si Non dice. si dice. Allora. Allora. E comunque Alex siamo in Comunque Alex live, siamo in quindi live, moderiamo quindi la chat. esatto, Esatto. non dire Infatti, cose, non dire cioè, allora, cose è ovvio che è tu, ovvio che mi tu pare abbastanza ovvio mi perché pare tu abbastanza non ovvio perché sei tu la non persona che sei lo la va a persona dire, che però lo non va a dire dire, cose però non omofobe, dire non cose dire cose omofobe, non razziste e dire così cose via. razziste, via. Cioè, te lo dico giusto Cioè, te lo per dico giusto coerenza, ma per tanto coerenza, sono ma sicuro già che tanto tu che queste cosa che cose tu non le dici. vai a dire, ecco. Ma no, Conoscendoti. cioè non le dico, Eh ma sì, è perché, perché, ma non lo boh. so. So, cioè, Lo so. da quanto ho capito, tu c'è una donna con il maestro. No, no, no. No, no, no. A quanto pare sì, perché non riesce a capire cosa è razzista o cosa no. Beh, Cioè, non cosa so, può puoi dire essere cosa nella non puoi mente dire, più che proprio. altro. Sì, no, però diciamo Sì, che... non riesce a capire se è fuori e nel contesto o fuori contesto. Sì, no, però come Posso? lo No, sentono come ti lo sentono strikeano, ti quindi strike. Posso? non Cioè, dire però pa non dire punti. Ma no, cose certo che non lo brutte, dico, no. non voglio farti, non voglio crearti problemi. Sì, grazie, grazie. Sì, grazie, grazie. Allora, Ma la tu sei entrato, password Alex? Alex. è su Cosa? pubblica, È su. Sei giusto? entrato? Sei Giusto? entrato? Mettiamo tipo, boh, Mettiamo tipo boh. facciamo tipo sto Facciamo tipo proprio così qua sto davanti. proprio qua davanti. Ah, no, in verità è qua. In verità è qua. Sei entrato Sei in entrato lobby, in Alex o no? lobby Alex o no? Certo che sono entrato, non mi vedi? Sono questo, sono Ok, adesso Moonfox. sistemiamo un po'. Ah, già c'è uno che è il Ah, già please c'è speed uno che è il up. please speed up. Allora, Matre, buttalo Allora, fuori. Matre, buttalo fuori. Perché? Fuori, Fuori, via. via. Ma No, perché? no, Cosa ha perché fatto di ha male? fretta, questo vuole subito giocare, ma stiamo aspettando Ghost. Ma io sono Ma dov'è entrato. Ghost? Ghost è già entrato, Ghost, eh. che nome hai? Ghost, Enter please speed up. name. Eccoli. Ciao Ghost. Ah, eccolo. Yeah! Io sono Allora Enter sì, possiamo name. cominciare. E sì, facciamo Andiamo, una nuova andiamo. mappa, Facciamo una nuova credo. mappa, credo.
credo. Sì, No, come si chiama? Com'è il titolo della strip? Ah, la nuova modalità, no, scusate, la nuovo nuova detta, mappa, no, volevo scusate, dire. la mappa. Tu comunque, Biso, che Tu mi comunque, dici? Biso, A che parte il fatto dici? che ciao, Oggi bentornato, perché dicevo, ciao, scusa, prima ero un po' bentornato, deconcentrato. Ciao, come va? Bentornato. E inoltre, No, giochi anche te inoltre, l'Among giochi Us, anche cioè te sei l'Among Us, pratico cioè sei o pratico, adesso sei qui a adesso guardare sei qui a giusto guardare, perché ci giusto sono io? perché sono io. Perché se diciamo Anche sei se pratico ti diciamo sei chiederei anche qualche consiglio, diciamo, visto che non sono. Non gioco ad Among Us da ottobre. Stiamo partendo, Eh? stiamo partendo. Ah, az. Ma da quanto tempo che non gioco? Esatto, anche per me è esatto, così. anche per me. Anch'io, anch'io, È un cioè. salto nel passato. È una leftato già adesso. Siamo così. Come? Perfetto. Era impostore. Sì. Ah, Sì? sì che ci gioco. Ah, sì, Ok, ci gioco. Ok. chicken brig o Chicken brig cargo? o cargo? Questo cos'è? Wow, che cos'è questa Ah, figata? Ma ti hai mutiamoci, eh. trasportato? Ah, giusto, è vero, mutiamoci, mutiamoci. No, ma cosa? Ma Eh sì, perché? dobbiamo Sì, mutarci. dobbiamo mutarci. Aspetta, no, io ho paura. Oh no, andiamo, amichetto mio. Dai. Allora. Come andrà secondo voi questa prima partita? Ditemi un po'. Andrà bene, andrà male? Ci faranno il sedere? Io secondo me sì, a parte il fatto che sta laggando. Ah no, ok, no, niente. Un attimo bloccato. E questo lone lì, onestamente, non mi sembra pericoloso. Oddio, cos'è? Cos'è la ricetta del Krabby Patty? No! Raga, non me lo ricordo com'è. Pomodoro? Ci voleva l'insalata prima? Insalata e cipolla e carne? O insalata, carne e cipolla? Non c'ho. Piace il foglio. Oddio! Ah, grazie ragazzi. Non lo sapevo. Perfetto. No, ma aspetta. No, il pomodoro va. No, non ci credo. Ah, ma che cazzo? No, no, così sto sbagliando tutto. Ma non c'è. Ma l'hamburger senza hamburger, ma. Io non ci credo. Ma è uno scam sta roba. In teoria è fatto. Credo. Perché non va? Ma che cazzo? No, scusa, eh. Pomodoro, insalata, insalata, pane. Ma l'avevo fatto prima! Avete visto? L'avevo fatto però. Cipolla, poi lattuga. No, è morto il lone lì. No, è morto anche Poi? Che Strawberry. è Ma no, ma successo? cosa? Ma cosa? Siamo morti in quattro! Cosa in Ma no, quattro? ma Vanno aiutato, Vanno aiutato. Che Ma cos'è che successo? cavolo Ma è? che cavolo è? Non so che. Raga! Sapeva Raga! dire che giro di contatto, ma è una mappa Ma è una così mappa così immensa che non ce lo immensa. ricordiamo. Io boh. Raga, io ho capito chi è. Io ho capito chi è cattivo. Chi è? Chi è? Chi è? È Enternam. Enternam. No, ma Ma perché? sai perché? Sai Perché? perché? Perché io ho avuto. Io sono stato vicino. Io sono andato con Matri e Yumi Vetro. E quindi? E quindi? E non mi hanno Dov'è ucciso. l'hai È cadavere? soltanto quello Allora è rubico. Mac, allora è Dove Mac. sei andato Perché con me? è perché se, È perché secondo quel che secondo quel che dice che Alex, dice Alex. Io sono Comunque andato a dov'è esclusione, siete voi due. Siete Mac l'hai cadavere? Ah no, io, e ascolta, Enternem. io sono rimasto Io 40 sono minuti a rimasto capire come 40 cazzo minuti a si capire come cucinasse un cazzo panino si perché non me cucina lo un sono mai panino fatto in perché vita non mia. sono Alex, Però dove fare sei le lezioni di cadavere? cucina da crack, lo giuro. Alex. Sì? Dov'è che hai. Dov'è che. Esatto, Allora, Biso, stavo io cucinando e il te panino. siamo andati da qualche parte. Dove? Scusa. Metri e Prova Univetro che eravamo mi tipo ci vuole nella un diploma, zona una no, laurea tra un po' in sì, ingegnere per fare un est, cazzo di ovest, panino su sto nella gioco. parte ovest della nave. Io ero a nord e Yumivetro era sceso insieme a me dalla stanza dove c'è il meeting. Si è fatto. È nord-ovest quello. E io ero Sì. lì.
E io ero da quelle parti. E vi ho visto, infatti. Io non ti ho visto. Quello di nero sei tu, giusto? Quello di nero sei tu, giusto? Votate quello che pensate. Ma perché me? Così, a caso. Ma non sono io, siete scemi. Vabbè, andate a morire. No, io mi dissocio. Easy. Io l'avevo detto che era Mac. Era Mac. No, tu hai detto che ero io. Eri te e Mac. Ci avevo preso per metà. Io vi giuro, sono stato 50 minuti. Sono stato tutta la partita a capire come si facesse il panino. Non sapevo cucinarlo. Io giro a casa per andare a vedere qualcuno. C'è Steph dalla chat che dice GG per il Don. Ce l'ha fatta sotto il naso. Moderiamoci. Essere infami non è un insulto, è soltanto un modo di vivere. Ghost, in realtà tu potresti lasciare entrare anche un po' di spettatori se ci sono. Io nel dubbio mi dissocio. Insomma, ce ne sono 4 qua. Prima ce n'erano 5. Perché Steph non viene con noi? Perché Steph, perché non vieni? Cioè, sei crashato, immagino, prima. Però se entrano, guarda che almeno ok che possono sniperare, però a caso. Già l'altra volta l'ultima volta che portavo Among Us mi ricordo che c'erano i furbetti che sbirciavano e chissà come mai capivano sempre chi era l'impostore. Quando lo ero io, certo che ti vogliamo. Torna. E comunque se entrano almeno gli spettatori, almeno abbiamo altra gente che però non da caso. Sì, perché tipo uno l'avevo fatto fuori e vedi, esce gente a caso perché non si start, però Metri, io sono Metri. Un assassino, vengo prima Matri. Per te. Matri, io vengo prima per te. Perché? Perché sì, per divertimento. Alex il pazzo è tornato. No, ti buttano fuori. Te lo ricordi, Mac? Alex il pinguino mannaro. Quello che c'era, quello che ci trollava tutti a Lupus. Ok, adesso lo sposto. Oh, Steph, hai visto che comunque stasera è tornato in azione il bot? Giochiamo, dai, partite. No, aspetta. Let's go, raga. Ah, no, è vero. Chi è che manca? Butta fuori qualcuno a caso. È uscito un cocomero. No, poverino, voleva giocare con noi. No. Effettivamente no, mi sa se è uscito o l'avete cacciato. Questo si chiama discriminazione sociale. Qualcuno mi dice il codice? È scritto in pubblica, in chat. Grosso in una casa. Incredibile. Accusation. Crew, system, location. Statement. Question. Location 10. Cos'è sta roba? Naruto, ma che cazzo? Naruto called meeting. Ma che cavolo? Ma cos'è sta roba? Raga, mi sento altissimo e sto impazzendo. Meglio essere pazzi che essere normali. Frase cringe. Ma non direi. No. Ma cos'è sta roba? Ci sono le cose per fare le frasi. Sì. Frase cringe 2021. Accusation. Meglio essere pazzi che normali. Vote me. Bellissimo, eccomi. Raga. No, il rosa. Siamo come, il rosa appena, come un bambino che ha appena scoperto il parco giochi in vita sua. Wow. Le frasi. Vabbè, comunque. Raga, mutiamoci. Sì, e concentrazione, mi raccomando. Non facciamoci la mettere sotto il naso da me. Io posso stare tranquillo. Ci vediamo al prossimo morto. Esatto. Oh. Che poi sono di nuovo bene, ragazzi. Alex, sei mutato. Oh, scusa, come faccio a mutarmi? Non urlare. Devi cliccare microfono. Non urlare.
Raga, piccolo sondaggio. Chi è che sta urlando? Ce la faremo noi come imposto? Sì, so, mi stavo... Che ansia, sto contattando se ero mutato su Discord. Comunque, ce la faremo secondo voi, sì o no? Ciao, Liga, bentornato. Mi piacerebbe sentirti, ma... Ah, cavolo. Allora, avete il sondaggio qui sopra. Fatemi sapere se secondo voi ce la faremo oppure no. E qua come sabota? Come cavolo si aprono le porte? Mi sono autosabotato? Oh. Ma è storto. Steph? Oddio. Cammina così al cavolo. Sì, Matri. Mi sei passato sopra. Lo so. Ciao, Madonna, ti ho riportato. Dopo. Allora, ragazzi, Matri, morto, Matri, i morti non parlano, comunque. Allora, vi spiego situa. È morto dove ci sono i server. O il coso elettrico, non so come descriverlo. Raga, io sono andato su Matri. Sono andato avanti. Ci sono due, giusto? Allora, aspetta, no, sì, due penso. Comunque, ho visto Matri. Sono andato avanti in cerca dell'impostore. Che magari è ancora vicino al cadavere. Ma non ho trovato nessuno. Secondo me è il blu. Ma il blu è Ghost. Cioè, sono sempre io, secondo te, scusa, cos'è sto accanimento perverso? Cioè, a me va bene, il rosso non mi privo del votare Ghost, però... Ma raga, non è. Grazie. Che cioè, fai, te previ votare Ghost? Eh certo, ho due partite due volte che volevo votare me. Io ho della rabbia repressa verso di te. Tutti hanno rabbia repressa verso di me. Per quando giocavamo da Among Us e tu mi buttavi fuori. Certo. È la mia vendetta. È tanto io ogni volta che gioco da Among Us. Mi ricordo infatti perché non giocavo mai da Among Us, porca miseria. Se sono l'impostore lo capite perché uccido per il primo Ghost. No, questo si può... non dirlo perché ci despista. Vabbè, raga, mutatevi dai. Comunque. Vi dico una sola cosa, vi dico. La taschina elettrica. Raga, facciamo fuori sto Alex. Ciao Erseco, bentornato. Alex ha rotto, è sempre a votare me. Come si chiama Alex? No name, mi pare. No, che cazzo? No, sono io internet. Tutto a posto? Sì, bene. Sta mappa è una nuova mappa di Among Us. Mega aggiornamento. Mappa enorme. Che finalmente sto avendo l'occasione. Madonna, ma è veramente enorme. Ma quanto è grande? Ah, ma c'è scritto. No. Eccola qua. Ma no, ma non è poi così tanto grande. Cioè, sì, comunque è più grande, mappa è una figata. Però. Più grande, ma non. Pensavo tipo 4-5 sì, volte più grande. Invece, tipo, solo il doppio di grandezza, mi pare. Nemmeno troppo. Mi aspettavo un Gardaland di mappa. Comunque, poi le porte si aprono e si chiudono, non capisco per... Ah, così... No, devi attivarle. Chi è il marrone? Le porte. Ah, è un altro, uno sconosciuto. A volte mi seccano, mi sa. Chi è che è rimasto? Ah, io, Steph. Io, te, Alex e due sconosciuti. Alex chi è? Alex è morto. Io butterei fuori marrone. Però sembra un po'. Ma Alex è ucciso. Alex, ti puoi mutare? Come mai sei con? È vero, Biso. No, Ghost, apri la chat. Quale chat? In basso a destra c'è una roba stramba. Che cosa? Guarda, clicca in basso a destra. C'è tipo una leva russa con una... Sì. Che figata. Eh sì, puoi prefabbricare le frasi. Cosa dicono qua? Comunque Alex, riesci a mutarci o no?
Allora, Viola e Brown sono troppo... si stanno aiutando troppo a vicenda, io voto i Brown. Perché non posso scrivere? No, perché you kicked? Ma vabbè. Ma mi avete kickato la stanza? Lo sapevo. Tanto lo stesso sapevi sempre che sono io, va. Ma no, scusa. Sì, vabbè, certo. Infatti anche prima lo sapevi che ero io. Casualmente eri assassino. Sì, infatti anche tu, vabbè, sì, vabbè. Mi fai tornare in mente i vecchi momenti di Lupus che tu casualmente sapevi sempre che era assassino. Così come faccio a barare in questo gioco? Sì, no, ma infatti prima hai detto, ah, secondo me sei te, infatti non ero io. Poppy. Ma Alex è il bianco? Io sì. Ok. Allora. Paradossalmente. Tra 10 persone è tardo. No. Comunque, raga, la mappa è una figata. Assurda. Ma è troppo grasso. È troppo grosso. Ma almeno ti ha trovato grosso. Roba buona, secco. No, questo no, è buono. Se ti ha trovato roba leggendaria, ma cavoli, voglio dire. O te la proprio buttate così via. Eliminate. In ordine di numero. Cioè, raga, ma chi erano i due impostori? Nala e Ghost. Noi se n'è andato. Sì, Biso, ma non siamo poi troppe persone. Quindi, diciamo, abbiamo fatto partite pubbliche così. Dai, entrate, gente. La costellazione di Razor non la conosco. Matri magari la conosce. Magari Matri è più pratico visto che gioca Genshin. Eh? È buona la costellazione di Razor su Genshin Impact? Non lo so, Razor non l'ho ancora. Perfetto. Ghost, comunque, se ci sono due in chat che vogliono venire. Ah sì, guarda, ragazzi, per stasera, visto che non vengo quasi mai, cioè ultimamente sono un giorno sì, un giorno no che ci sono, avrete anche notato. Stasera il gioco con Ghost è free, anche perché tanto abbiamo tantissimi posti liberi, non abbiamo pochi posti, quindi... possiamo fare entrare tutta la gente che vogliamo. Allora, esatto, non penso ci siano 30 persone. Dire abbiamo tanti posti liberi ti dà fastidio. Sì, sì, no. Infatti, io ho detto abbiamo tanti posti liberi. Altre volte, magari Brawl Stars, se c'è un posto libero, allora uno dice: vabbè, facciamo entrare un po' uno con l'altro. È cosa assurda. Potete entrare. Ma me che. No, aspetta un attimo, vediamo un attimo se qualcuno vuole entrare. Niente, scherzavo. Cattivi. Un po'. Ok, raga, Mut. Ok, sì. Ci siamo bene, tutti mutati? Ok, sì. L'unico che non si è mutato è lui, ma vabbè. Allora. Potrebbe fare, ma... beh, sì. Esatto, non sappiamo manco le task nuove. Quindi qua devo fare... No, è già aperta. Bello. Già hanno fatto fuori qualcuno. Az. Cosa? Stavo per finire la task. Cioè, wow. la cosa delle luci. Io stavo per iniziare. Io ero da solo. Io stavo per iniziare i cavi. Io ero da solo dove si sistemavano le luci. Anch'io ero da solo. Le cose delle task. La task di Electrical. Dove hanno trovato il corpo? Il corpo. Shower. Ovvero. Docce. Vabbè, era uno skip, non so niente. Ma ha quitato il blu. Io ero vicino ai tipici bagni pubblici di Napoli. No. Io ero quelli nella cucina. A me non fa scrivere. Io ho skippato, raga. Cioè, non posso dire niente. Non riesco a scrivere. Manco io. Manco a me non mi fa scrivere, non so perché. A me sì. Io skippo, raga, cioè non lo so. Skip. Io ho votato il viola. Ma perché? Magari non lo era. Teniamo sotto. Ma non l'abbiamo buttato fuori. Non l'abbiamo buttato fuori tanto. Oh, adesso che ci penso. Buttatevi, ma teniamo sotto occhio il viola. Ok. Allora,
Vediamo un po'. E secondo te è self-report? Self-report da parte di chi? Non ho manco guardato chi è che ha riportato. Intanto apriamoci la chat in gioco, così guardo direttamente sul primo schermo. Allora, classica cosa, devo oh, ma qua non siamo in uno spazio, siamo nel cielo, bellissimo. L'ho trovato sotto il... peccato che non posso scrivere. Ma che cazzo succede qui? L'ho trovato sotto la stanza in cima dove c'è il meeting. Io dico soltanto grazie. Prego. Prego. No, grazie, donna. Ah, l'hai fatta molte volte. Raga, io credo sia il rosso. Ma non sì, so, non so. Io l'ho visto vicino. Io ho visto vicino a Matri. E improvvisamente okay. Matri è morto. Raga, secondo me è Ashoina. Ashonia. Io non so, io voto il rosso, raga. Mi puzza io troppo. Voto il viola, non so. Ho un certo presentimento. Allora. Don con la sua magia riesce a riportarci in vita? Non credo funzioni così. Il Don è il Dragon Sharon travestito da Minion. Comunque non so chi possa essere. Mi sa che se non hai una... Aspetta, no, scusa, ma tu cosa hai detto, Alex? Che secondo te... Io ho detto che il rosso era vicino. Ma sono io il rosso, mi hai rotto il cazzo però, ma Alex, porco due. Cos'è tutta sta versione nei miei confronti? Scusami, è che ti ho visto vicino, non è colpa mia, no, mi sono messo in sospetto. No. E chi è? Ah no, non abbiamo ancora... Poi magari, magari adesso sono io, manco lo sapevo, perché non ho guardato, non Piero. Bene, siamo mutati, credo. No. Ok, ora sì. Alex, mutati. Ah, ma qui c'è una scena di Titanic. Oh, Rose. Allora. Oh, cos'è sto bel cristallozzo? Allora, qua ci abbiamo da fare. No, facciamo così, ecco. No, e vabbè. Mac, ma tu eri Rose. E vabbè. Infatti sei stata uccisa. No, cavoli. È andata così. Poi che successo? Ma Mac non è il verde. Sì, sono il verde. E perché hai detto che sei rosa? No, Rose di Titanic. Io sono Mac è Rose. Perché? Perché? Io non ho capito. Perché c'era una scena tra Alex e Mac che assomigliava a Titanic. Sì. Perché? Quale scena? Veniva tra le braccia Mac. Ah, ok. Per poi ucciderlo dietro le spalle senza pietà. Boh, sì, direi di sì. Vabbè, aspettiamo che ci siamo 10, dai. Io no, io sto arto. E lui sta, lui proprio se sbatte il cavolo, lui sta. Lui se ne frega, frega. Gli è proprio il velino. Dai, raga, mutiamoci. Ok. E vabbè, allora siamo crewmate. Adesso credo che stiamo cominciando a ingranare, quindi main hall. E vediamo un po', adesso siamo un po' più pratici, più o meno. È molto meno che più. E dovremo andare a fare... Ah, ok, stiamo più o meno cominciando a orientarci. Sì, veramente è abbastanza grande sta mappa. E dobbiamo andare a... Cos'è sta freccia qua così? Ah, wow. Che bello, le pistole belle qua. Gli AK-47. Cos'è sta roba? Una torre di Pisa? No, no, siamo una torre di Pisa, ma boh. Ah, è l'armeria questa praticamente. Bello, bello, bello. Noi dovremmo avere una task qui, se non sbaglio. Eh no, invece no, ci sbagliamo. La task è qui. E lo sapevo. Io ho detto, sta a vedere che questo viene ad ammazzarmi. Tac, come l'ho detto. Mi sembra, ho detto, guarda, questo arriva un po' troppo spedito verso di me, E vabbè. Cos'è sta roba? Ok, ora. Ah, così qui? Ah, ok.
la cosa positiva è che almeno adesso possiamo passare attraverso i muri. Oh, una montagna d'oro, che bello, che mezzo ci sono, mezzo non ci sono. Ma almeno ci esploriamo per bene sta mappa, vediamo un po' com'è. Molto bene. E il codice? Ah, eccolo qui. 37452. Molto bene. Ora, che altre cose? Sì, infatti, divertente, Biso. Eccolo qua, mi hanno sgamato? Boh, l'ho fatto giusto per vedere cosa è successo. Ah! Ah! Devo tacere. Devo tacere. Io sono rimasto chiuso in un bagno. Io sono molto imbarazzato. Insieme a tantissime persone e posso smascherare. Steph non lo è. E Soft Crown non penso lo sia. E credo siano Chuchu King e Stardust. Che nome è? Chuchu King. È un nome che merita di essere votato. Secondo me è un impostore. Alex, secondo te sono un impostore stavolta? Sei morto. Secondo me è Matrix. Anche secondo me è Chuchu King. È Chuchu King. Secondo voi è Chuchu King, ragazzi? Veloci, secondo voi? Se sbagliamo, ormai. Secondo me è Steph. Io no. Non so, non credo. La task de cargo Bob è impossibile. La task de cargo Bob è... No, dobbiamo andare in saga. Dobbiamo uccidere subito qualcuno. Qual è il cargo Bob? Quella prima dove dovevo fare il coso e raddrizzare manubrio. Engine room. Forse qua è il cargo Bob. No, qua c'è solo il cavo. Allora, comunque, vedo che comunque c'è un po' di gente stasera, quindi ne deduco che vi piace Among Us. Se vi piace, si torna ben volentieri a farlo. Qualche mese fa, tipo settembre-ottobre, si faceva anche perché la compagnia eravamo tipo a volte 10-12, quindi si faceva un parecchio. No. Adesso Alex, purtroppo niente. Grazie. Ma tu sei un coglione? Ma chi è Soft Crown? È uno sconosciuto. Pensavo fosse Alex. Erano tra i miei sospettati. Comunque, Matri, ma sei stupido a dire secondo me Steph? No. Sei morto, non devi parlare. È vero. Matri, taci. Ma io sono uscito. Comunque, GG per Alex. Io faccio due kill e Alex, secondo me Steph è safe. Infatti, ma Alex già ha un orientamento che a volte va e a volte non va. Però l'ho preso, Io ho rispettato la mia promessa. L'ho preso uno. Ho detto che avrei ucciso per primo ghost. Ah, vero, sei tu? Ma che schifoso. Comunque, raga, cioè, io ci ho preso a metà. Il Viola ho detto che era secondo me. Raga, ma il Viola non ha fatto neanche una kill. Vabbè, dai, andiamo, dai. Ditemi di nuovo, siete nella stanza? Sì, ci siamo. Sì, ci siamo tutti. Mi raccomando, mutatevi. Cucù? No, no, non dirlo. Cosa? Già. Certamente, Biso. Perché lo pensavo fosse uscito. Ma che palle. Mutatevi. Siamo mutati, sì, perfetto. Allora, adesso quanta voglia di essere impostore per minchia. Per andare a prendere Steph, per dirla in maniere buone, perché se lo diciamo in certi altri termini, i termini che dovrebbero essere, Twitch non è molto contenta. Quindi diciamo che gli andiamo a fare le coccole a Steph, se siamo un impostore. Ah sì, giusto, intanto le missioni dovrei fare. Cos'è sta roba? C'è un ponte lassù. No? E dai, però. Dove? Dai, è un tizio. Ma non potevano fare fuori Steph? Io mi sono nascosto in un bagno perché non so come uscire. Ah, bene, anche io all'inizio. Cioè, scusa, tu fai... Mi si appare il tasto bianco... Solo che poi quando sei dentro non appare più.
almeno così mi succede al telefono. Telefono. Near Engine. Io sto controllando le telecamere, poi sono andato ad Electrical. Ad Engine ho visto il blu. Però il blu è morto. Lol. Ma perché lui ha riportato il blu, infatti. Cos'è sta roba? Beautiful. Il verdetto, il giallo. Il giallo. Però non è sicuro. Boh, così. Sto traducendo quello che dice. Steffi suspicious. Grazie, Ghost. Ho miscliccato. Ho miscliccato, non capisco come sì, si fanno. Miscliccato 16 parole. 16 parole. No, guarda che no, tipo se tu vai su accusation, cioè is suspicious, poi basta che clicchi un nome e ti fa il messaggio, Ah, ok. Perché proprio ti fa l'intera frase. Cos'è wash is lying? Vote me, vote I. No, come vote me? No. Dai, nice flower, bene, perfetto. È vero, devo votare. No, è vero. GG Ghost. GG per i verdi. Dovete ricordarmelo prima, sono stupido. Cargo Bay, ecco, quindi qua ci dovrebbe essere la missione del cargo bay. Alex, visto che tanto sei morto, puoi mutarti. Esatto. Mettiamoci anche noi. Qua abbiamo missioni? No. Però ce ne sono qua vicine, tipo. Sì, ok. E qua? E qua niente, qua ci attacchiamo al belino. Allora, ecco un altro che ha quittato, giustamente. Che pare che era Among Us fino a qualche mese fa, che tra l'altro ecco perché non ci stavo giocando più. Perché era una cosa del tipo... Che cavolo. E se si facevano partite pubbliche, tipo mezz'ora per arrivare a 10 persone, appena si trovava la partita calavano tipo in 3 persone, perché tutti quelli che tutti volevano fare l'impostore, chi non era l'impostore quittava subito e andava a cercare un'altra partita per fare l'impostore. Che noia. Infatti se non si fa... Oh, grazie, veramente fai schifo, Steph, veramente. Vicino ai bagni. Sono mutato veramente. Dove? A sinistra dei bagni. Schifoso di merda. Mi sembra che sono a destra, perché io l'ho bloccato dentro. Ho riportato attraverso il muro. What? Com'è Però sono passato a Electrical prima, c'era Sergio con Soft Crown. Ma Steph, dai, posso dirti che hai un po' rotto il cazzo? Giusto un pochino, Leggi cosa. Mi ha detto che ero suspicious e io ti ho fatto capire che ero suspicious. Anche io ti ho fatto capire a suon di niente. No, lasciamo stare. Raga, non ricominciate la partita. Devo entrare. Ah, sì. Sì, tu entra. Addirittura meglio. No, adesso lo cerco. Allora, se vuoi, la prossima stream la dedico soltanto a quello. Ghost, tu mi hai detto che ero sus e ti ho ucciso. Certo. RN. Ti ho fatto capire che sei un bravo guaglione. Sì, un bravo guaglione. Tu se non no, niente. Ma... Dai, se non crashiamo, arrivo anche vinto tra un po'. Questo sì. Hai letto cosa ho scritto? C'è scritto sta. Ah, sì, una... l'ho visto. Comunque ecco. Hai rotto di essere. Sì. È praticamente è lo stesso template, è copiato. Accetto entrato Alex. Aspetta. Ruoli. Ma siete in 10? Ce ne sono 3. Sì. Ci sta. Il codice non è cambiato, giusto? No, il codice è lo stesso. Molto carino. Aspetta, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Niente, sto guardando una cosa su telefono. No.
No, ma minchia, ma ci sta un botto. Le cose delle indagini sono molto carine. Ma sei entrato? Sei entrato? Ok, sì. Ok. Ok, starta. È molto come più ti chiami, dettagliato, tu... ci sta. Alex. Alex. Beh, mo te lo dico. Ci sono pure le missioni, proprio sì, vabbè, per chi è tipo... Ghost, stiamo stando. Legato a altre cose. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Molto carino. Molto carino. Mi chiamo Ozex. Come? Ah, main hall. Mutiamoci. Hanno rotto il cazzo di farmi uccidere. Di Steph, di uccidermi. Quindi speriamo che non sia di nuovo lui. E io non vedo missioni. Ah sì, perché le hanno mandato in cortocircuito il computer centrale. Perfetto. Allora vediamo un po' qua sopra. Sì, ce n'è. Ah, bene, bene, bene. Ecco qua. Lancelot se ne... No, non crashare gioco, non se crashare. Se volete vi dico che ruolo ero. No. Okay, ah, ma okay. Che cavolo. Ma oh, è buggato. Ah, eccolo qua. Che novità. Dico solo che costa. Se fantasma ti fa fare le missioni. Cioè, tipo te le instant completa, dai, ci giusto. Sta. Ma tu stai hackerando, cioè, mi fa pensare questo. Che stai dicendo? Che stai dicendo? Che ti sei che salvato, ti sei salvato con la mia disconnessione. Con la mia disconnessione. Uh-huh. Ci rendi il lavoro più facile così, sai? Sì, comunque veramente uno dei motivi per cui avevo smesso di giocare a Among Us era anche quello. Il fatto che qualcuno di cui non faccio nomi ogni volta focussavano sempre me. Io non sto uscendo. Non è colpa tua se sei sospetto. Certo, sei sospetto. Cioè, tanto io inizio a parire. O muoio sempre perché i miei alleati mi accoppano, ok? O se no, se sono l'impostore, muoio comunque perché sono sempre sospetto. E quindi, cioè, in un caso nell'altro, io quello sempre di ma mezzo. Ma non è colpa, cioè, non è colpa di nessuno, è così no. E basta. Cioè, no, non è colpa del mio team che comunque... Tu hai beccato una sola volta su Among Us. C'è? Quel giorno in cui tu hai detto votiamo a caso e votiamo Steph. Ma che cosa dici? Quella sera hai segnato il tuo destino. Ah, sì, certo. Che paura. Che paura. Intanto ti fa rosicare e morire per primo. Ma mi fa rosicare quando le persone si... Non ammazzate sempre per primo, Andrea, adesso si mette a piangere. Ah, simpatico, madonna. Non è una battuta, è davvero così. Cioè, perché te ti incazzi. No, capisci che mi girano le palle se uno dice ok, inizia una partita mi fanno fuori. La seconda partita mi fa... Cioè, se adesso Steph tutte le volte che l'impostore deve uccidere prima me, mi girano le palle poi. Che cazzo è? Cambia un po' di... Beh, dai, guarda il lato positivo. Prima, ma penso che chiunque sia così. Don. Oh no, Alex, oh no, non Alex, è il fatto di dire mi metto a piangere. Comunque... ragazzi, io vi proporrei una cosa, se vi va, domani live su un altro gioco che è simile ad Among Us ma meglio, me l'hanno consigliato in chat e mi piacerebbe tantissimo, anzi domani a prescindere penso che lo porterò e se ci siete anche voi mi piacerebbe ancora di più. Si chiama Suspects. Non è ancora uscito. Come non è ancora uscito? No. Non è ancora uscito. Ma lo stavo guardando ora su Play Store. Sai chi l'hanno fatto? Chi l'ha fatto quel gioco? Chi? I creatori di Zuba. Davvero? Che è il gioco che ti dico sempre. Sì, quello sì. Ci giocava anche mia sorella sempre sul computer. Sì, quello del rospetto che spara le bolle. Giusto? Cosa? Non ho capito. Quello del rospo che spara le bolle, giusto? No. E che Zuba? Il battle royale tra animali. Mai sentito. Quello che dico sempre, che ci sono gli animali, il panda, no, il leone. Ah, forse sì, mi avevi parlato. Vediamo un attimo su Suspects. Ah, pre-registrati, cavolo, no! Ma no! Ma no!
Ma Biso, mi hai fatto sognare inutilmente. Comunque, il fatto che non posso scrivere mi urta. Io mi sono, intanto mi sono... Mi sa che devi avere un account. Mi sono già preregistrato. Comunque, meglio Mongas. No, no, questo deve essere molto meglio. Ma se no, no, l'ho provato. Come fai a dirlo? Secondo me è molto meglio quello, perché comunque, ti spiego Alex, sto gioco, quel gioco là è tipo Lupus, unito alle meccaniche di Among Us. Praticamente vedi ma che a questo punto meglio Among Us, no? Cioè, per fare mezzo e mezzo. Ma no, nel senso, cioè, immaginati Among Us, ok? Come adesso. Però immaginati comunque ci sono i video su YouTube, basta cercarlo. Sì, no, dicevo, okay. Però hai presente Alex Among Us, questo qua di adesso? E però cioè, immaginati però che immaginati, come dirti un po' come Lupus ci come sia ci sia l'impostore, ci sono i crewmates normali e poi ci sono gli investigatori che sono come il veggente su Lupus, è presente. Loro devono investigare, andare in giro per la mappa e trovare gli indizi. E però è molto più interattivo, ci sono molti... Capisci, non è come dire vai là, fai la task, finito. Cioè, l'investigatore magari ci sono quelle cose tipo devi scovare il dettaglio nascosto e altre cose. Ghost, ma più che altro proviamo Among Us con le mod. Come? Sarebbe figo, sì. Cosa? Ci sono le mod per Among Us. Davvero? C'è la mod con lo sceriffo. Dei ruoli. C'è la mod con lo sceriffo. Ah, vabbè, sì, no, però per dire esempio. Ti dico le quattro più belle. Medico, sceriffo, ingegnere e jester. Ok. Ok. Se vuoi però per dire... cosa fanno. Sì, no, vabbè, il medico penso sia molto esplicativo. Però per dire... No, non è intuitivo. No, non è intuitivo. Ok, vabbè, comunque per dire... Uno dice, ok, si può provare certamente a giocare Among Us con le mod. Però perché magari uno dice... Uno dice, preferisco giocare... Cioè, mettiamoci le mod quando a questo punto magari è già un gioco che di base c'ha già quelle mod lì, tra virgolette, capisci? Che c'ha già i diversi ruoli. Però io comunque nel dubbio proverei. Non ci sarà mai quel gioco. Come non ci sarà mai quel gioco? Non c'è un gioco dove ci sono tutti questi ruoli. Ah no. Ok, no, però dico già quello lì è un Among Us più... Io ho capito chi è impostore. Sentiamo. Chi è l'impostore? È già io. Oddio, pensavo stesse per dire me. Ero sicuro. Ghost, no, comunque, guarda che non è così tanta roba. Ho visto dei video su YouTube. Oh, nel senso, ma io. Vabbè, a vederlo sembra molto bello. Però, ovviamente ci vuole la prova pratica. Poi io direi, lo proviamo. Almeno io lo provo. Se mi va, lo proviamo tutti insieme. Come giochiamo adesso in Among Us. E se ci piace, sì, bene. Se non ci piace, quando esce. Io ho fatto la pre-registrazione intanto. Quindi mi dovrebbero avvisare. Io l'ho fatta da due mesi. Oi, ma comunque, secondo me, cioè, allora, a me è stato un po' sospetto. Ragazzi, Sergio sondaggio, chi votiamo? A voi la scelta. Chi è abbandonato? Quindi, è giallo, diciamo, raga. Verde scuro. Sergio, mi è sembrato che, perché tipo, è abbandonato? No, un'altra cosa. Allora, e quindi chi dovremmo votare secondo voi? È giallo, raga. Votiamo giallo? Comunque, sì, sì, lo so che sono mutato. Se esce il 15 aprile. 15 aprile, ah, bene. Cioè, il giallo che stai dicendo, il verde, il verde, il sabotage, ma quale verde? Ma quale verde? Boh. Che cazzo. Io ho skippato. Io ho ucciso il giallo. Il giallo è cattivo. No, ma non mi è per via della banana, vero? No, non per la banana, la dice lunga. Comunque qua i killer te la stanno prendendo troppo comoda. C'è un solo impostore, per questo la pia comoda. Sarà crashato allora l'altro. Ah, ero io l'altro. Cavolo. Mi spiace, Biso. Mi spiace, Biso. Vabbè, dai, grazie della compagnia, comunque. Io sono sempre qua, quando vuoi tornare, mi trovi sempre qui. Allora.
Vediamo un po'. Guardate come sei giostra, sei fan. Eh già, come mi rigiro. Patapim e patapam. Patapum e patapim. Incredibile che su ti ha chiesto posso giocare. Allora, che cosa? Incredibile che su ti ha chiesto posso giocare. No, oh cavolo, sì, me l'aveva chiesto, è vero, prima Biso, scusa. E ora ho detto, la prossima partita posso venire anch'io, sì, però quella prossima partita non ci sarà mai più, mi sa. Perché mi ha detto che deve andare. Alex, ma tu sei crashato? No, cavolo, adesso mi fai sentire in colpa. Ah, ok. Ma non fa kill l'impostazione. Quanto vi manca, ragazzi? Io devo ancora capire come si fanno le missioni. Com'è che si fanno le task? Io sono qua che mi gratto. Bah, interessante. Come si fanno le task? Nel senso che non sto facendo nulla. Io devo ancora fare tutte le task. Cos'è questo? Ma come devi fare tutte le task, Ghost? Ho trovato un cracker azzurro. Era spezzato in due. Il meme di Ghost che non fa mai le task. Il meme non si smentisce mai. Allora è Amet, scusa. Cosa vuole da me? È Amet, Amet. Vai. Ghost, il supereroe, che quando qualcuno dice ho finito le tasche, lui dice che non le ha ancora fatta una. Ma che vuole il giallo da me? Vuole, non dico cosa. Che io ho quasi finito le mie task. Non è che vuole impanarti. Ah. Io voglio essere in una piazza piena di gente. Non è una bella cosa da dire in questo periodo storico. Effettivamente. Io sono molto antisistema. Lei è un ACAB. Io sono un ACAB. Sì, ma il giallo cosa sta confabulando? My camera, killed. Cioè, hai ucciso la tua camera, non ho capito. Io ho capito cosa stai dicendo. Ha acceso la luce, Cosa vuoi dire? Cosa? Tipo, non sto capendo. Ha acceso dalla camera che Sergio, Sergio 4D ha chiamato con My Task Full. No, in realtà ha detto live, ha detto me. Ma io ho votato, G-Mac. Ma come? No, ma non sono io. Sì, comunque il giallo non vota. Cosa hanno detto? No, che perché te il giallo accusa me. Ma no, cosa sta dicendo questo? No. Poverino. Raga, quanto vi manca? È 4D allora, o Mac? Sì, è il 4D. È 4 e 5G, guarda. Oh no. Mac. Cosa vuoi? Alex, avevi un botto di battute da fare. E tu hai scelto la peggiore. Vabbè, scusate, sono poco originale. Potevi dire 3D, 5D, 8D, 8D. E invece. Allora, non posso dire 69D. Allora, può darsi. Raga, per favore, mutatevi. Disturbi mentali, mutatevi, 69D. Per favore. Grazie mille che vi siete mutati. Oh shit. Ghost che si fa interrompere a se stesso. Eh sì, io che sto fermo per dirvelo e mi faccio ammazzare, prego, non c'è di che, ve lo rinfaccerò. Sulla mia lapide ci sarà scritto morto per quei stronzi dei compagni che non si mutavano. Scusi, i modi di linguaggio, scusate, mi dissocio, Alex, se fai eco. Tri è verde scuro. Avete finito? Prude l'occhio. Oh no. Siamo in tre. Siamo io, Matri e Sergio 4D. Ma tanto tutti sanno che è Mac. Bene, chi la spunterà fra questi tre moschettieri? Ma per voi guarda, non dico niente.
È stato un po' lento, Mac. Ma erano tutti in gruppo. Tutti in gruppo. Io ero da solo. Tranne Ghost, che Ghost, Ghost rimane. È una mappa gigantesca. Mac, Mac, ti do un consiglio. Se vuoi, no, se no, no, se vuoi fa, se vuoi far fuori qualcuno, c'è sempre un, c'è sempre qualcuno che è lontano dagli altri. Io. No, no, ma io non vedo mai nessuno. Oh, io giro per la mappa, confermo, non vedo mai nessuno. Isolato. Oh, ma dove cazzo siete voi? Io giro tutta la mappa, non vedo mai nessuno. Sono sempre solo. Porca miseria. Sì, vabbè, ma Ghost, confermo che Ghost è sempre il più facile da uccidere. Lo sa bene lui, eh. Per me tutti sono siete facili da uccidere. È arrivato l'altro. Ernesto Manolesta. Wait, 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 wait. Facciamo l'ultima partita con gli spettatori. Come? Mac, comunque è ovvio che vinco. Che fai, Matri? No. 10 secondi di cooldown. Vabbè, tanto chi se ne frega, vero? No, perché sei per perché tanto qua vedo, tanto non entra nessuno, mi sa. C'è solo Biso che no, tu eri insieme a me. No, ero col blu. Io ti ho visto con me. Ero col blu. Siamo full. Oh, ne manca uno, ne mancano due, ne mancano. Ma con chi dobbiamo giocare? Non ho capito, non ho capito. Vabbè, io arrivo a 10. Matri, cosa vuoi fare? Schifo. Buono, schifo. No, sono io, ma arrivano 10. Cosa, Mac? Sei tu che vuoi fare schifo? Ma anche. No, perché no, ma io voglio no, perché io ha detto... Steph ha detto, cosa volete fare? Io ho detto schifo, e tu hai detto anche io. Alex, ti non capivo se ti riferivi a quello, perché? Mac. Vabbè, dai, perché altrimenti non capisco nulla e voglio parlare. Dai, deve arrivare un decimo, su. Ok. Matri, 20. Mi puoi spiegare perché hai detto di buttare fuori la gente? Perché voleva farla rigorosamente del cerco. Vabbè, questi hanno ah, forse ho sbagliato spazio. Vabbè, Matri è morto, va bene. Sartiamo, chi si è visto? Io ci sono vivo e vegeto. E lo rispondi! Steph, forse voleva cacciare tutti per far entrare soltanto gli spettatori. Non ho sentito Ghost. Gli spettatori. Gli spettatori. Ah, ma è andato via. Niente, mutiamoci. Adesso. Ovviamente voglio far fuori quel bastardo. Dov'è? Def, dove sei? Dove? Non l'abbiamo riportato noi. Ma tanto io non posso scrivere. Ma Alex è morto? Puoi mandare per fatti. Sei mutato. No, ma il bianco era lui, no? Forse. Cockpit. Non so come. Vabbè, comunque non c'è. Ah, era tutto a sinistra, era. Io ero in basso a sinistra. Ma anch'io sono stato, però non so che avevo visto lì, avevo visto qualcuno da qualche parte. Matri, ti accusano? Io e... No, Evian no. Evian mi sta difendendo, e anche il Ciano. Perché io ero in basso a sinistra, allora hanno detto che ero in quella stanza lì. Io ero nelle docce. Guarda, io ero... Uses this event that connected there has a safe. Io ero nel meeting room. Io direi blu. Io skip. Certo. Io direi Sergio. Certo, ovviamente sempre io. No, io dico Sergio, secondo me. Metagame, Ghost. Vaffanculo, va. Allora, se l'ho 3 si difendo a vicenda. Cioè l'ho 4, non l'ho 3. E non posso parlare. Rimangono poche persone. Certo, tu. Io, te, Mac e uno sconosciuto. Io voto te. È giusto, eh. Certo che è giusto, perché è rotto un po' sicuro. Sì, certo, no, perché tu ti devi sempre accanire con me. Hai rotto un po' le palle, veramente.
No, ma perché io so di essere... Sì, io certo, so quando safe. Sei impostore ammazzi quell'altro sempre era me. Con me, rimanete tu e Mac. Eh sì, vabbè, e che sono palle giocare con voi però, eh. Mi scusi se tryhard. No, dai, sarebbe tryhard, che... no. Oddio. Giocate sì. No, dico che palle se ogni volta... Che... Oddio. Basta, ma raga, ma se aprite la mappa tipo impazzite. Sì, lo so. Lo sto facendo ora. C'è uno sospetto. Allora, niente, mutiamoci. Non si capisce nulla. Mut. Dove sei, Steph? Steph, ti vengo a cercare. Dove cazzo sta? L'ho trovato in laboratorio. Io ero in... Laboratorio dov'è? Io ero in Records. È in mezzo, in basso. Se non sbaglio. Laboratorio. È vicino a dove puoi uscire. In inglese dov'era? In inglese com'è il nome? Non lo so, c'è il gioco in italiano. A me è sembrato di vedere Sergio che veniva da quella parte. E io ero in Record, io. Io ero dove ci sono i libri. Secondo me è Sergio. Non lo so. Io ero da come Praticamente è sotto di te, Mac. Tu scendi le scale e ci sei. Io ero dove c'erano tipo tutte le pistole. Tu sei di fianco, Ghost. Comunque scrivi in chat dove era. Cioè? Non ho capito. Dov'è che ero? Tu eri di fianco? Di fianco? Dove? Eri di fianco al cadavere, in pratica, perché l'armeria è lì di fianco. Comunque, Steph, scrivi in chat il gioco dove era. Secondo me è Sergio, sinceramente, però non ne ho la certezza. Io voto Ghost. Certo. Ma secondo te, se io vado a uccidere uno, comunque vi vengo a dire che ero lì a fianco al cadavere? Certo, perché non sai come è fatta la mappa e quindi non sai neanche dove era il cadavere. Ma se io uccido il cadavere e vado nella stanza a fianco, lo so che sono andato nella stanza a fianco pure te. Certo, l'ho già votato. Così è anche la scusa... Per fare questo discorso e farti innocente. Sì, vabbè, mica fatti meno pippe mentali, va. Sergio?
Sì. Perché Madonna. Quanto voglio che sia Sergio, così almeno posso dire tiè, non rompermi le palle. Vedi che sbagli, porco due. Ma era lui. Ok, no. Ecco. Potresti essere comunque anche tu, boss. Brodova, hai rotto. Io No, sì, vabbè, tanto. Tanto ogni scusa è buona per votare me, va. Ovvio. Certo, va, basta, hai rotto del pale questo accanimento. Comunque, siamo rimasti soltanto noi quattro. Almeno è una partita divertente, almeno. Minchia, con no, Steph noi proprio. Siamo in tre, Mac, quindi c'è uno sconosciuto. No, guarda che lo sconosciuto l'abbiamo appena buttato fuori. Siamo solo noi quattro ora. Ma... No, Alex è morto. Siamo noi, vabbè, Alex escluso, siamo noi quattro. Ah, ok. No, ho sbagliato io nella matematica. Corre. Comunque ci sono un botto di robe strane sta mappa. Sì. Che non capisco. L'ho appena trovato di sotto, scendendo dalla sala centrale. Qua, in che senso, quale sala centrale? Per me Matri, perché comunque io e Gozzi ci siamo incrociati. E adesso tipo, Mac, come si chiama quella stanza centrale dove eravamo noi? Sono sceso... Qua portata, diciamo nella... Sono sceso... È presente che sono sceso una... Sceso di lì e è andato a sinistra. E più o meno dove c'erano... Ci siamo incontrati in ci siamo incontrati nella gap room, ci siamo incontrati, mm-hmm. No? Ah, ok, io, quella. Allora, io l'ultima volta che sono passato in Tengine è stato qualche minuto fa. Tipo 2 minuti fa sono passato per l'alto con il coso che vola. Sono andato verso giù in basso a sinistra, dove c'è dove avevo le ultime due task, ho fatto anche le luci nel mentre e basta. Ho finito le task. Anch'io ho fatto le luci, ma anch'io ho finito le task. Sono andato a vedere le telecamere e basta. E io ero lì che stavo facendo una task con i cavetti elettrici, penso che mi hai visto anche te, Mac. Ma telecamere io non l'ho visto, io telecamere non l'ho visto. Ma mancavo le mie task. Quindi chi era? Era Ghost. Era Ghost. Ho vinto o perso? Non raga, ve l'ho detto all'inizio della partita. Sì, ma grazie a cazzo, se tu tutte le partite dici è Ghost, prima o poi c'è azzecchi. No, Ghost, io ho girato tutto. E l'unico posto dove avevo guardato la stanza delle armi. Se tu mi dici che eri lì, eri l'unico delle vicinanze. Guarda che non l'ho ucciso io, veramente. Ma qui nessuno mi ascolta. Per l'appunto, infatti, non sapevi dove era il corpo.
Vedi che il mio ragionamento non è così stupido. Ho capito. No, ma tu hai detto. No, secondo il tuo ragionamento io l'ho ucciso e nella stanza a fianco. Ho detto, ero nella stanza a fianco senza saperlo. Che, ma no, non l'avevo ucciso io. No, secondo il mio ragionamento tu eri in una stanza a fianco. Secondo il mio ragionamento tu eri in una stanza a fianco. Oh no, Alex. Oh no, Alex. Abbiamo liberato. Sì, ma scusa. No, tu dicevi che. L'avevo ucciso. Io ho detto, tu sei un impostore perché per l'appunto ti sei fregato solo. Sì, vabbè. E poi ho cercato di dirti. Non capisco più. Ma che cazzo? Scusa, ma che ragionamento del cazzo è? Alex, ti puoi mutare un secondo? Scusa, no, io ti ho detto. Raga, comunque io ho da fare, devo andare via adesso. Così almeno non mi disturbo con il mio eco. Grazie della compagnia. Ciao. Allora, Steph, tu avevi detto che secondo te ero un impostore, ok? Perché dicevo. Sì. Ascolta, che io ero in una stanza a fianco e secondo te era tutto fatto apposta perché l'avevo ucciso. Ero andato nella stanza a fianco, perché... e potevo usare questa scusa. No. Io ho detto che tu eri impostore perché per l'appunto, visto che l'avevi ucciso tu, hai detto di essere in una stanza a fianco e infatti ti sei fregato da solo. Ma che cazzo c'entra? Scusa, se io non ero l'impostore, ero nella stanza a fianco, che cazzo c'entra? Non vedi che ragionamento del cazzo? Dicevi, no, non che prova c'era che ero l'impostore? Non capisco questo. Vorrei fare un appunto io. È uscito quello e che... E in più, io ti ho visto alle telecamere che giravi a mezz'ora, sospettissimo, e non ti sei mai fermato neanche una volta. Lo so, perché io non ho fatto... E guarda caso, ho fatto una sola killing. Ho fatto una sola killing in questa partita, la tua, perché io è tutta la partita che cercavo te. Infatti non ho ucciso nessun altro che te. Ma c'è la telecamera, dove era la telecamera? Alla fine ho detto, sta a vedere che porca miseria, finisce prima la partita, mi beccano ancora prima che faccio una kill e non riesco... Poi alla fine della partita ho detto, oddio, eccolo, tutta la partita che lo cerco, l'ho fatto fuori. Ma lo sai che se non fosse stato per il quit di Steph avresti vinto te Ghost perché ti davo fiducia. Lo so, infatti ti ho fatto... Ci ho lavorato un sacco per fare sto inganno della cadrega e ce l'ho fatta a fartela. Per fortuna sono crashato. Sei crashato tu? Sei... Oh, no. Sì. Noi abbiamo vinto perché tutte le tasche che mancavano erano le mie. Io ho fatto la speedrun. Io perché dopo un round... Ma quindi avete vinto voi? Sì. Sì. Ah. Per il crash, per il quit volontario di Steph. Se non il quit... che tatto. No, sono crashato. Sei crashato. Io avevo capito che avevi quittato. No, moralmente la portavi a casa te questa partita. Moralmente. Sì, minchia, ho tryhardato come uno schifo per vincerla. Tryhardare su Among Us. Ho capito, porco due, ma ascolta, ma che cazzo, se io gioco se 99 partite su 100, o mi eliminate perché sono sospetto quando non sono l'impostore, o quando sono un impostore mi eliminate perché sono sospetto cazzo a prescindere, cioè come mi vedete volete subito votare me... O se non sono l'impostore, muoio perché qualcuno si fissa con uccidere però, per prima torto. Me. Che cazzo però, eh. Scusa, se qualcuno mi desse ragione a volte, questa cioè, sì, certo, ma intanto minchia non vi rendete conto che mi martariate sempre a me per primo, quasi sempre. Alla fine non si rompe il cazzo, dico porco due. Vabbè, io vi saluto, dai. Vabbè, dai, non so, volete fare un'ultima partita o la stacchiamo qua? Dai, sono già uscito. Siamo usciti. Allora, niente. Ghost, cioè, se proprio vuoi, ma si può andare su Brawl Stars un attimo. Brawl Stars, non lo so. Tipo qualche partitina, qualche quest. E ce ne andiamo. Me che te lo reinstalleresti, Brawl Star? Non adesso. Io ce l'ho installato. E non adesso. Sinceramente, sono riuscito a prendere il pass con 170 gemme. Che ho trovato. Non lo so. Quindi, se vuoi, nel caso possiamo giocare. Non mi convince. A parte, non è vero. È vero, io ce l'ho qua sul telefono. Cioè, sul computer a portata di mano. Bro, sta. Sì, vabbè. Però non c'ho molta voglia. Ha detto in parole povere. Io ho trovato Colette. E buona Colette. E anche con l'anello ringhio e dal passe. Buonissimi quei due.
Ah, mi si sta iniziando a gelare il cervello. Troppo cosa gelato. Eh? Vedevo che tu ti annegavi nel gelato, tipo cos'è che era? Mm-hmm. Era gelato? La vaschetta. Ma... ma adesso è il periodo di gelato, adesso cominciano... Sì, come io che è periodo di uovo di Pasqua a febbraio. Eh sì, di cioccolatini. Che... No, e che uovo di Pasqua? C'è la presente... uovo di Pasqua con ingrassi 50 kg. No, ma tipo, a febbraio, tipo, hai presente l'uovo di Pasqua, quello tipo alto 60 cm, quello enorme da 3 kg? Quello lì? Sì. Quello bello grosso. Sì, sì. C'è presente. Grazie, follow, Latia, e benvenuto tra noi, o benvenuta tra noi. Ah, adesso ci sono gli spettatori, seriamente. Eh? Adesso ci sono gli spettatori. Adesso? Strano ma vero. Chi l'avrebbe mai detto, scenario. Però... ora si sta per staccare. Almeno che... visto che è arrivata nuova gente, non so se magari... vogliamo prolungarla un po' con... sta partita di una Brawl Star. Vediamo un po'. A voi la scelta. Se no stacchiamo e comunque ci si becca sempre domani. Fate voi, io sono su Jogesser. Boh, fate voi, fate loro più che altro. Jogesser. No, ma ho migliorato il mio record, Matri. Ah. Qua, 84. Oh, Mac, 84. Un giorno lo proviamo a fare Jogesser. Ma guarda, basta che ti fai un profilo, oppure io condivido lo schermo, forse non conviene. Ah, tipo facciamo la stream guardando la tua condivisione schermo su Discord, no, che è scalata in 720. No. Anche se comunque la stream della live di Twitch è in 720, quindi non perde nulla di qualità. Però forse sgrana un po', dato che è 30 fotogrammi al secondo la tua. Massimo è 30, quindi se vuoi ti fai l'account e ti fai un game e la guardi te, è vero, e sei tu che guardi me però e partecipi dalla chat. Guardo te però, e chiaramente avrò un pochino di delay, ovviamente, io, a meno che tu non voglia fare la condivisione diretta su Discord, allora guardo in tempo reale assieme a te. Oh, sì, se vabbè. Vuoi farlo, quando vuoi ci sono. Se vuoi farlo. Non adesso, Jogesser. Sì. Magari domani, che ne so, dopodomani, un giorno. Ti fai l'account e facciamo la streak. Mm-hmm. Perché almeno... va bene. Ma adesso, quindi, non so, che facciamo? Che volete che facciamo? La stacchiamo ora? Dopo un po' di Among Usata, o volete che ce ne andiamo su Brawl Stars? Tipo mezz'oretta, 40 minuti. Io devo rallentare un attimo, che qua mi sto... La mia testa è in un blocco di ghiaccio. Dimmi. Quanto mi sono migliorato, l'hai... Sei migliorato? Ah, ce l'ho dato dentro. Col record della streak su Jogesser, no, che io ho detto a Matrix che l'ho migliorato, meno male. Che poi quella lì cosa sarebbe? La versione normale dove devi imparare le cioè devi conoscere lo stato, e poi quella che fate di fila, quelle streak, cosa sono? Allora, praticamente quella classica, hai 5 round e te devi totalizzare il numero più alto possibile. Il punteggio massimo è 25.000 punti, ovvero, essendo che sono 5 round, puoi fare al massimo 5.000 punti per round. Questa è quella classica. Però a me non piace, a noi piacciono le country streak. Le country streak praticamente è relativamente più semplice. Ti dà un posto e devi capire solo in che nazione sei. Ma è qua. Finché indovini, vai avanti, se non sbagli la partita finisce. Che dicevi? No, è che praticamente quello che faccio io è relativamente più semplice, ovvero lì non è che devi capire in che parte del mondo sei il punto preciso, lì è solo capire in che nazione sei, basta. Finché indovini vai avanti, al primo sbaglio la partita finisce. Quello poi, non è la tua modalità classica. Questa nel senso, io per modalità classica, cioè questa è la modalità che gioco di più, perché è effettivamente quella che posso giocare di più, essendo che io ho un profilo gratuito e non il pro. Sì, perché quella lì finché non sbagli tu puoi continuare. Poi vabbè, poi ti puoi impostare le regole, tipo
puoi avere il timer, tipo hai un timer massimo per ogni round, oppure delle regole tipo non puoi girarti, non puoi sì, muoverti, ti puoi fare la tua hard mode. Ti puoi fare anche la versione hard, la vera versione hardcore sarebbe non puoi muoverti, non puoi girarti, non puoi zoomare 10 secondi. Praticamente è uno screenshot, è un fotogramma lì e... Sì, praticamente sì, è tipo, ma se vuoi renderla ancora più hardcore hai 10 secondi per indovinarlo. Sì, quello è impossibile, cioè quello proprio è veramente a livelli impossibile. A meno che non ti esce la foto di casa tua, dici vabbè. E fin lì... L'obiettivo più raro di tutta Joguesser, che praticamente è soltanto in 10 giocatori su chissà quanti milioni ci sono usciti, praticamente appunto con queste regole, senza muoversi, né spostarsi, né zoomare, fare punteggio perfetto, ovvero 25.000 punti, soltanto... con la foto. No, ci sono in 9-10 ci sono riusciti, te lo giuro. C'è uno che ha fatto il video, c'è uno che ha fatto, ma non in 10 secondi. No, tempo limitato, semplicemente non puoi, non puoi muoverti praticamente. Hai una foto, devi capire il punto preciso da quella foto. Hai il cielo con un uccello, tu devi capire in che posto sei, per dirti. Sì, ma infatti, ma come lo so? Perché praticamente c'è un youtuber inglese che ogni tanto appunto fa video su Joguesser ed è veramente bravo, che ha fatto un tentativo di sta cosa. Poi se ci è riuscito o no non lo so perché non ho visto il video, poi me lo guarderò, però se ce l'ha fatta tanta roba. Se ce l'ha fatta è uno dei più forti al mondo. Questo sto Brawl Pass qua come va? Oddio, sono a livello 38 io, mamma mia. 49. Tu 49 solo? Sì, sono riuscito a comprarmi. Pensavo che ci avessi nerdato come uno schifo. Infatti c'ho un po' nerdato. Poco. Perché se no non avrei preso Ringhio. Perché a livello 40, 44 tipo, potevo prendere le 10 gemme che mi dava Ringhio praticamente. Ah. E infatti ora ho Ringhio, Colette... Eugenio che ho trovato poco prima. Quello che ho trovato prima ancora era Iris. Interessante. Ancora Sandy. Però Edgar non l'ho ancora trovato. Cioè questa roba non l'ho ancora trovata. E Puppy e non la trovo. No, cavolo. Vabbè, quindi Ghost, vuoi farmi una partita? Un attimo. Devo cambiare la modalità di... della sim... Io guarda, adesso sto facendo qualche partita in singolo e boh. Ma scusa, vengo anch'io, cioè... Non lo so, boh. Magari mi fai trovare la gente troppo P contro. C'è il gioco Ringhio che è un supporto praticamente, perché in teoria la sua ulti okay, che fa danno, però dà potenziamento nella vita e danno agli alleati. Nita, io vorrei la sua vita stellare. Ti hanno rubato le gemme qua. Invece no, cazzo dici? Sei morto, no? No, sei ancora vivo? Sei ancora vivo? Però l'hanno rubato a tutti. Mi sa che cerchi di vedere da troppo di sangue, strano? Oh, che pro che sono! Bravo Ghost, 9 gemme, dai. E si porta la vittoria a casa con 11 gemme, signore e signore! Bravo Ghost, dai. Filippate sta scena. Ah, è vero, nessuno qua. Dai, su Ghost, ti invito. Ci faccio partitina. Che palle. Però devi fare. No, esci. Porca miseria. Sbagliato. Matchmaking? Battaglia. Come fai ad essere in battaglia? Wait, come fai ad essere in battaglia?
Perché ho fatto gioco ancora per sbaglio all'abitudine. Ah, ok, fa niente, dove vai? Ti aspetto per un'altra partita. Ti aspetto. Aspettami. Hanno Spike. È il mio primo leggendario, ce l'ho maxato. La prima persona che ho trovato leggendario. Bravo raga, il bocca lupo. Ma non ne ha fatto un devasto quella ulti di Spike, sinceramente. Quanto odio quello lì. Stranged, tu sei abbastanza mille. No, quanto odio quello là, il... Stecca, ecco, sì. Madò! Vabbè, Ghost... Stecca... Stecca è un po' come il Master Yi di Brawl Star, porco 2. Quando lo vedi capisci già che è finita, madò, quanto è sbroccato quello. Oddio. Sì che vabbè, tanto non avevo nulla da fare, cioè non avevo gemme, però intanto non moriamo almeno. Cosa? Mi si è scaricato il telefono, sarà per la cazzo. Dai, lasciami concentrare. Siamo in parità per ora, eravamo in parità, porco 2. Questi ti shottano solo con lo sguardo e vincono loro. Perché sono ranged. Ma tu invece di mangiare il gelato, perché non giochi? Vedi che stai fermo 5 secondi in base, nel mentre mangi il gelato. Dettagli. Priorità. La priorità non è vincere, ma mangiare. No, no, cominciamo. La priorità non è vincere, è ingozzarsi. Allora... Esci dal party perché tanto... Come esco? Mi si è scaricato il telefono, sono in... non ci posso... No, Azz... Non hai la presa vicino? E allora guardami. Guardami. Sto guardando la live tanto. Puoi togliere anche la barra quella bianca, che c'è ancora la barra bianca. Non vale. Ma a proposito, Liga, tu ci sei ancora? Prima c'era Liga nella stream. Sì, che ho letto. No, che bello, persino durante la messa mi guarda. Da quando Liga fa la messa alle 11? Vabbè, no, non adesso, cioè, prima, quando c'era. Sì, no, più o meno alle 11 forse. Eh sì, erano le 11, da quando fa messa alle 11? Ma che ne so. No, però mi fa piacere. C'è anche uno che veniva spesso, che boh, si vede che gli faceva piacere la mia compagnia, tipo mentre doveva studiare per l'università lasciava la mia streaming sottofondo. Beh, dico, mi fa piacere comunque. Beh, si grabba i punti. Sì, no, non è tanto per i punti, anche perché questo, cioè, faceva anche prima che c'avevo l'affiliazione e tutto. Proprio lo fa perché si vede per un fattore di boh. Magari uno dice mi piace come streamer, quindi magari mentre studio magari vedo un po'... Sei entrato nel cuore dei tifosi. Sì. Guardali, loro stanno su Stunner. Ed è tipo come dirti, magari c'è uno streamer famoso, uno dice, che ne so, magari devo studiare storie, intanto magari me lo tengo in sottofondo, così mi seguo un attimo la sua stream, cosa fa, eccetera, eccetera. Però... sono soddisfazioni, devo dire. Posto, potrebbero essere tecniche troppo avanzate, però sai, guarda, sì. Una tecnica buona è tirare l'orso e stunnarli con il gadget. Ah beh sì. Allora poi sbaglio o stai giocando? No, hai 2000 trofei, quindi no, non sto giocando sotto unità. Sto giocando che? No, nulla, mi sta venendo in mente. Ma non è che sta giocando soltanto unità? No, ha 2300 trofei, quindi no. Già. Spoiler, bombe. E poi lei non è manco. Non è manco nella mia top 3 dei più livellati. Credo che era il più livellato? Credo. No, forse nella top 3 ci entra. Qual è il livello che hai? E cazzo se lo ricorda! Non lo apro da una vita. Cattivo.
No, no, non sono cattivo, sono spregevole. Sei un manigoldo. Io boicotto. Un farabrutto. No. Anziché farabutto. Sei un farabrutto. No, sono un faraprendi. Capite, eh? E io non butto, non dico niente, non dico, l'ho capita e non mi spiego. A proposito, oh Matri, tu non ci dico, non ho detto, ma io una volta avevo fatto una proposta a Mac, non è di matrimonio, tranquillo. E praticamente... Non è il mio tipo. Infatti. Allora, quando è che magari ci organizziamo per fare una bella stream del tipo... le battute, o comunque le battute e i detti dette al contrario. Al contrario. Sì. Ma io non le conosco, cioè... Beh, c'è una... ne conoscerai di detti. Sì, no, cioè... È una stream che è da tantissimo tempo che mi va di fare. Sì, del tipo tale figlio, tale padre, non ha senso, sì. Bello. Vero, si può fare, ok. Tale figlio, tale padre. Eppure si fa tipo alla Paolo Bitta, canca baia. Oppure... Lo so, chi va piano va sano va lontano, chi va lontano va sano va piano. Tieniti, beh, non usare tutto il carburante ora, Mac. Però comunque, no, per citarne uno famoso come Maurizio Merluzzo, aspetta, non dire gatto, no aspetta, non dire gatto se è un cane. Ma... Non dire gatto se c'è nel sacco, non dire gatto se è un cane. A me vengono in mente quelli di Amedeo Preziosi, però una è assai colorita che non dirò. Anzi, vabbè, sì. Alcune sono assai colorite. Se parliamo di colorite, una, allora... Una dire è chi fa da sé prende tre. Esatto. Ma più che le parodie delle battute... Dei proverbi. È proprio il fatto di capovolgerli, cioè, una cosa che particolare che... Ci è venuta in mente cioè, più che ci è venuta in mente a noi, ti è venuta in mente a te. E diciamo, quindi diciamo, con una stream così, magari dove alla fine si, come adesso, si prendono le citazioni degli altri. Non tipo, è... mi immagino già il titolo, capovolgiamo le cheat. Sì, capovolgiamo. Capovolgiamo il mondo. Sì, capovolgiamo le frasi, tipo. E secondo me ci sta. Fai un podcast dove l'unica cosa che faremo è capovolgere il cheat. Però deve essere anche una stream, diciamo, speciale, nel senso, non come magari una di quelle che fai tipo tutti i giorni, ma che magari dico domani pomeriggio poi non c'è nessuno, magari c'è una sola persona. Ok, no, magari quelle dove, che ne so, dove comunque magari si preavvisa tutto, molta gente lo sa. E quindi allora, essendo che è organizzato tutto, vengono magari tutti o quasi tutti, quindi capisci perché magari... No, quindi lanciare un evento, perché secondo me sarà una stream divertentissima. Sì, no, io ti faccio anche una proposta, poi se vuoi accettare bene, se non vuoi accettare, pazienza. Dica. Rocket League, è gratuito. Non so, ora? Mi faccio pensierino. Ma ora o dici in futuro? C'è crossplay. Ma dici ora o in futuro? In futuro. Ah, in un futuro sì. Prossimo e lontano. Ma c'è crossplay? Si può provare, ma ti dico, Mac, io e il calcio non è che andiamo proprio. Vabbè, ma guarda, ti dico questa cosa assai strana. Ci sono dei miei amici che odiano con tutto loro stesso il calcio, però gli piace tantissimo la follia Rocket League. Eppure il calcio non gli piace. Quindi, tranquillo. Ma infatti mi chiedo, ma scusatemi, non mi piace il calcio, però il calcio con le macchine sì. Ma che cosa? Esatto. Spiegatemi questa vostra convinzione. Comunque, Mac, diciamo che vabbè... C'è già una cosa che mi fa venire voglia di scaricare Rocket League, che quando l'ho vista ho detto, cazzo, sto gioco me lo devo scaricare. Ed è il fatto che c'è una macchina,
Cioè, la macchina di uno dei miei film preferiti, se non la mia saga di film preferito, ovvero quella di Ritorno al Futuro. La cazzo di DeLorean volante, madò, quanto è bella quella. Ma praticamente adesso, tra pochi giorni, uscirà la nuova season dove faranno le auto da Formula 1, le auto da NASCAR. Ah. Infatti lo voglio. Voglio che arrivi subito con l'aggiornamento, così comunque... mi prendo le auto. Comunque vi abbandono. Oh. No. Perché vado, lasciamo finire di installare Genshin e poi... Mi stanno congelando i denti. Ah. Ho preso un pezzo di ormeggiato, mi si stavano congelando tutti i denti sensibili. No. Ah, che roba brutta. Le folle che non mangia di fretta, mangia il gelato di fretta. No, perché ho riempito il cucchiaio, quindi proprio bello spesso, che tipo, ah, ho toccato tutti i denti sensibili. Ma sei stato il cucchiaio quello grande? Sì, quello grosso. Ciao Nick, bentornato. Ma aspetta, ma chi è che se n'è andato? Matri. No. Ha detto che ci abbandonava, l'ha detto. L'ha detto e l'ha fatto. Guarda. Che velocità di gioco. No, perché ti seguo se fai un 1v1 con me. Prima di tutto, adesso no, non c'ho voglia, stavo per staccare. Anzi, faccio prima mettere tipo... Vediamo un po'. Niente, no, facciamo. Niente, sti cazzi. Mettiamo così, va. Ah, no, era già così. Niente, volevo mettere webcam a schermo intero, ma no. Adesso me la stavo chiacchierando un po' con i miei amici. Mettitela così, diventa una seconda cosa. Tipo, guarderò. Ho poche coppie di te. Non so, ma sta frase mi sa tanto di scam. Tipo, ma dai, c'ho solo 10 coppe, fidati, sto scarso. Mi trovo tipo il pro play con tutto maxato. E vedi che in realtà quello è il suo secondo profilo. Sì, no, dicevo, adesso era un po' un momento chill. Stavo per staccare, ma adesso che stavo per staccare, cioè, stavo un po' chiacchierando. E poi, onestamente, non sono ossessionato dalla quantità dei follow, quindi se dici... Ti follow solo se giochi una partita con me, probabilmente dopo che fai la partita ti sfollowi, non me ne frega niente, cioè. Se ti piace il canale, segui pure, sono qui tutti i giorni o quasi. Se non ti piace, pazienza. Ma intanto ti sei fatta una domanda, intanto. Che cosa? Ti ha fatto una domanda se lui può stare nella lobby. Va bene. Boh, ma tanto non gioco adesso, non so. Andiamo qua. Questo è il codice squadra, se vuoi entrare. Beh, che stavo dicendo? Beh, sì, parlavo di quella ipotetica stream che si potrebbe fare. Bisognerebbe, diciamo, pubblicizzarla nelle live un po' prima, proprio per fare un bel evento. Creare te la lobby. L'ho creata. E, diciamo, sarebbe una cosa che bisognerebbe organizzarla bene, però... Quando si fa ci sarà tanta gente e oltre a tirare fuori le nostri detti che conosciamo, nostre frasi che conosciamo, ci sarà anche, se c'è tanta gente, anche il pubblico che comunque va a dire i loro detti, li storpia a modo loro e secondo me sarà quella 1, 2, 3 ore piena. Beh, piena di risate. Io ho un nome che potrei storpiare, ma... Sì, no, però come dicevo, come il classico detto che usiamo noi invece che ti ho beccato con il sacco nelle mani, cioè, o tipo invece le mani nel sacco, ok? Ho tutto sacco della mia farina, sì, che mi confondo sempre con quella, però sì, ce ne sono molte altre, che ne so... E non dire sacco se non ce l'hai dentro il gatto, tipo. Vedi che a storpiarle un po' tutte fanno abbastanza ridere. Sì, a storpiarle sono bellissime. Eh sì, si può organizzare un elenco e poi ce le leggiamo un po', ce le storpiamo un po' così a cazzo di cane. Ma sì, sì, ho visto che hai poche coppie. Che dici, Mac? No, me la faccio sta partita. 25? La madonna. No, questo mi disfa. Stavo dicendo, me la faccio sta partita con questo qua. Ma sì, tanto questo adesso come minimo fa 3, 2, 1, è finita. Questo tipo comincia la partita, lui vedi... 3 secondi la chiude. Non so manco come si fa l'1v1 qua, porca miseria.
Vediamo il profilo, dai. E livello 191. Siamo poco, come dicevano, eh. Allora, ha 28.076 coppe. Va bene. Ma allora, dimmi in parole povere, cioè, vuoi fare un 1v1 contro di me per one shottarmi e sentirti forte e soddisfare il tuo ego? Perché non c'è un bilancio. Perché se è per quello, va bene, la faccio subito. Mi fa piacere. Ma non c'è una sorta di bilanciamento. Non penso. Beh, dai, cioè, tu non puoi affrontare uno che è più basso di te per il semplice fatto che tu hai personaggi livellati e l'altro no, ad esempio. No, no, certo, diciamo che li puoi affrontare, però è ovvio, come dire, come se su Pokémon io ti mando la sfida, io che ho i Pokémon al 100, tu che c'hai i Pokémon al 10, ti shotto, ma è ovvio, Pokémon, grazie al cazzo. Cioè, nel senso, su Pokémon c'è bilanciamento, esiste. Cioè, sì, che li mettono tutti al 50, alzano i bassi e abbassano gli alti, sì, però vabbè. O 50 o 100, comunque li aumenta in automatico i... tipo qualcosa che bilanci, perché sennò... Ma tanto mi shotti comunque, nel senso... Io onestamente non c'ho manco voglia di farmi una partita, ma se proprio insisti, va bene, dai. Tra l'altro, anche perché alla fine io che faccio? Sto qui per voi, quindi... cioè... Lui lo fa per voi. Lo faccio per voi. E comunque, oltre al fatto di organizzare sta stream delle... La stream delle battute, dei detti capovolte, diciamo, di cosa stavo dicendo prima, che poi sono stato interrotto, che no, niente, che poi sarebbe da fare quando ci sarà un po' di gente, magari c'è batti ribatti con la chat e tutto, sì batti ribatti. Ma io non capisco come cazzo si fanno le lobby personalizzate, boh. Tu lo sai, Mac, su Brawl, dici? Sì. Non ci gioco da anni a Brawl. Non lo so, mi dispiace. Se noi ci facciamo una partita insieme. Devo accettare l'amicizia, non so manco dove cazzo sono. Ah, qua, amici. Oddio, come si quanta esce gente. Da questo posto? È questo forse, sì, mi sa che è lui. Bene. Allora, poi vabbè. Ci sarebbero come giochi quel gioco là da provare, che deve uscire quella sorta di Among Us. Poi ci sarebbe da fare anche... Ci sarebbe anche da fare il... non mi viene in mente il nome. Jogester, e poi magari niente, l'altra è la stream quella che ti dicevo. Sì, ma... Poi e Bashi, che cazzo ti pare, tanto vinci comunque. Allora, io gioco così, giusto così, tanto per... Oddio, ma c'ho i gadget? Ah no, me li dai a prescindere i gadget. Oh mio Dio! Ah, ma sono bilanciate qua, nel senso che max a tutti i brawler a ciascuno. Giustamente. Allora, no, cazzo, non posso dire. Non posso usare la scusa che è più forte di me. In verità sì, perché comunque avrà molta più esperienza di me. Ma vabbè, dettagli. Ah, ma magari. Boh, arrivo quella partita. Becchi quella partita fortunata. E te la porti a casa. Esempio, eh. Come cazzo organizzo qua i miei oggetti? E non posso cambiarli gli item. Ah, eccoli qua, sì. È un po' scurrile, se lo faccio dire. Sì, sono un ragazzaccio, voglio dire. Lei è un po' upset. Upset? Ma io non ho manco letto il gadget che c'ho, porca miseria. Tanto adesso muoio. Sono morto. Wow, che forte. Ha vinto lui. Chi se l'aspettava? Scudo fiscale. Che cosa?
Sì, mi faccio vedere il suo scudo fiscale, signore. Non immagino. Mamma mia. Wow, ma ho ucciso di nuovo. E adesso segna e vince la partita. No, chi se lo sarebbe mai aspettato. No, ho preso la palla, porca mia. No, aspetta un attimo, fermo, no, non mi uccidere. No, dai. Ma lasciami almeno fare autogol, porca miseria. Ma come fare autogol? Fammi perdere con dignità, porca miseria. Oh, atto. Ma come non mi fa entrare, no, come non fa entrare la palla nella porta? Ma non ci credo. Vabbè, dai, hai vinto. Ma dai. E buttamela in buca. No, no, gli altri questi sono troppo brutti. Sì, buttala in buca qua. Oh, alleluia. Dai, che mi avrà ucciso come minimo 5 volte. E niente, si diverte. Ha la palla davanti alla porta e non la tira apposta per uccidermi. Che simpaticone. Ronaldinho Soccer. Sì, mamma mia, che bello. Molto divertente. Tipo fai... Tipo vai lì davanti alla porta, fai giochettini strani con la palla. Wow, m'ha ucciso. Incredible. What a player, Andriy Shevchenko. What a player. Ladies and gentlemen. Cosa non si fa per i follower? Ma porca miseria, la ulti l'ho cileccata. Oh, 150 di vita però stavolta. Mi manda pure le faccine che sorridono, mamma mia. Sei un grande, complimenti, hai vinto. Che forte. Che persone forti che trovo contro. Vabbè, raga. Mi ha fatto piacere. Di niente. E... beh, noi ci becchiamo domani. Mi raccomando, non perdetevi la futura stream. Domani mi sa che si va un po' su League of Legends. Mac, te domani pomeriggio. E vuoi andare a farci una partita su LoL? Vedo un attimo. Io è da tipo... 2 settimane che non apro. Pomeriggio verso che ora? Oh, 2, 3, 4, 5, dimmi te. Non lo so, perché comunque il pomeriggio, verso il pomeriggio tardo, comunque 5-6 di pomeriggio, c'è la MotoGP, non la voglio prendere. Ah, beh, no, beh, andiamo per le 2 magari, Se non mangio, se non pranzo che... alle 2. Alle 2:30, 3, dai, minchia, non penso che fai un cenone di Natale che inizia alle 2 e finisce alle 6, voglio dire. Eventualmente tanto c'è anche Patrick, il nostro patatino. No, ma non è per quello, è che io... Qualcheduno si trova alla fine. Sì, c'ho questa cosa che non so perché sia così a casa mia, comunque, che di domenica si pranza alle 2. Ah. Non so. Vai tranquillo, io oggi ho pranzato alle 4:30. No, ok, ci sto. Allora, dipende, se riesco a finirmi le 8 partite di Weekend League e mangio una ragionevole... Vabbè, insomma, si sei capito, allora, domani se ci sei bene facci sapere, intanto io comunque, come al solito, domani scrivo sempre sul server Discord, chi c'è, chi non c'è, se ci siete bene ci sarà forse Patrick, ci sarà Cape o Steph o Casso, qualcuno si trova, insomma. Beh, Steph per LOL la vedo quasi... No, non è vero, Steph no, però magari altri sì. Comunque, per quanto riguarda... Se Valorant, sicuro. Sì, boh. Per quanto riguarda voi, noi ci becchiamo domani su League of Legends, se tutto va bene, e ciao.